Oh, finalmente ci risiamo. Allora, venerdì 13, capitolo finale, ti ricordi il film Il film, dell'orrore? E poi c'era un venerdì 13, cioè c'era una specie di trilogia anche lì. Ah, sì. Praticamente venerdì 13 no, perché questi film dell'orrore, dice i registi americani, furono ispirati da un noto regista italiano. Vediamo Ah, se tu sai il nome. sarà Dario Argento. No, Bava, ancora Bava. Dario Argento, probabilmente anche Dario E Argento, ma Sabri. soprattutto Mario Bava, da non Mario Bava. confondersi con Lamberto Bava, E che è un altro regista, è il figlio, figlio. un altro regista, anche lui dell'orrore, se non erro. No? Allora, appunto, volevamo introdurre questo argomento, ce l'hanno richiesto, no? C'è un nostro fedele utente del canale Etrusco Viola che ha richiesto il video sul risultato dell'elezione del Presidente degli Stati Uniti, no? Che in realtà non c'è ancora il risultato perché è tutto in Finale, fieri, in fieri, è tutto eh? in divenire. Vabbè, diciamo che i soliti media, come dire, poco propensi a dare ragione a Trump, insomma, danno già per scontato che il vincitore sarà Biden, quindi avremo un bidet alla Casa Bianca. E guarda, sai, no, questa è una cosa da non credere, che negli Stati Uniti, nelle case, io ho visitato varie case negli Stati Uniti, esattamente nello stato della Georgia, non ho mai trovato il bidet. Ma è cosa risaputa che negli Stati Uniti, nelle abitazioni, non c'è il bidet, Non lo no, non usano. esiste, no, non lo usano. Ora, non lo so se alla Casa Bianca c'era già il bidet, ma ora Però siamo magari. sicuri, ora c'è per forza, ora c'è di sicuro il bidet, perché diciamo nelle case più lussuose forse c'è, forse, e negli alberghi più, che so, 4-5 stelle, forse c'è il bidet, va bene? Però nelle comuni abitazioni non esiste. Ora, nella Casa Bianca, appunto, non lo sappiamo se c'è il bidet. No, c'era, non c'era, non lo sappiamo se c'era, ma ora di sicuro c'è. È arrivato! È arrivato a furor di popolo e anche di brogli, dicono, no? Perché, ma io direi, anzi, brogli, che ne dia la commissione elettorale, ci sono stati, E perché imbrogli, c'è un sì. video, di Mazzucco che è clamoroso, va bene, sempre su YouTube, finché non glielo levano, perché qui YouTube stanno praticamente censurando tutto quello che non piace a YouTube, cioè quello è, diciamo, chi è un po' per Trump viene subito segato, va bene. E insomma, in questo video si nota c'è un signore che fa una prova, no? Dice: vediamo se il signor, dice un cognome a casaccio, no? Il cognome americano, vediamo se il signor X nato nel 1900 ha votato, no? Allora, questo sito praticamente ti fa vedere se uno ha votato o no. E lì gli infilano un nome di una persona esistita, no? Esistita ma ormai defunta, perché mettono come data 1900, 1900 e si... Ora non mi ricordo il nome di questo, ma insomma alla fine dice sì, il responso è sì, il signore ha votato. Hanno fatto votare anche i defunti, no? Perché probabilmente perché era la loro festa, no? Il 2 novembre, è per quello il motivo, no? Mia perché volevano far perdere Trump o far vincere il Biden. No, il Biden vinceva anche senza il WC, senza la vasca, senza tutto. Solo il Biden, Solo solo di il vedere. Biden, ecco, allora, cosa si può dire di questo nuovo presunto, diciamo ipotetico, nuovo presidente USA, no? Allora, si può dire una cosa di quello uscente, no? Sempre che abbia voglia di uscire, perché mi sembra che stia dando battaglia,
come dire, su tutti i fronti a 360 gradi, no? È un po' mi generale Haste, ti ricordi come la scena è in film? Cioè, circondato dagli indiani, gli ronzano intorno e questi sparano fino all'ultima pallottola. Ecco. Diciamo, forse l'immagine rappresenta bene Trump, è questa. Allora, Trump c'è un presidente un po' strano, no? Perché è annunciato innanzitutto come sicuro fascista, no? Sicuro fascista, sicuro fascista, ma e quindi allora dice, vabbè, farà un monte di guerre, no? Aggredirà di nuovo quello e quell'altro, l'Iran. Ritornerà in Iraq, continuerà in Afghanistan, poi la Corea sicuramente la distruggerà in un colpo solo, no? E invece nulla, cioè praticamente non ha iniziato nemmeno una guerricciola, nulla, zero. Cioè è andata avanti solo in Siria, ma svogliatamente, perché ha ritirato una parte del contingente americano in Siria. Ha concluso la pace in Afghanistan, cioè praticamente gli americani verranno via, no? Quando si saranno messi d'accordo i talebani con quelli, diciamo, filo occidentali che sono al governo, che ormai non controllano più nulla, vabbè, il territorio ormai controlleranno un 20% a ditanto. E poi dopo doveva attaccare l'Iran, ma non l'ha attaccato, diciamo, ufficialmente ucciso un generale, no? Il Soleimani, no? E però in un modo strano, perché invece di annunciarlo un pompamamma su Twitter, dove lui su Twitter parla di qualsiasi cosa, anche una volta ha fatto un tweet sulla figlia, no? Perché la figlia, no, non gli era stato riconosciuto, non mi ricordo cosa, perché la figlia mi pare nel campo della moda, no? Cioè si occupa anche di moda. Allora, siccome non avevano gradito diciamo, le sue reazioni di moda, allora lui se n'è accavolato. È una vergogna, una cosa del genere. Vabbè. Cioè, uno è twitta su tutto, quando dà l'ordine di uccidere un generale iraniano, numero uno delle forze armate iraniane. Nulla, praticamente nulla, manda un tweet o un'immagine di una bandiera americana e sventola, cioè una cosa stranissima, cioè, no? Chissà se stava veramente lui a dare l'ordine di uccidere il Soleimani, cioè molti se lo sono chiesto, diciamo, molto strano, no? Veramente molto strano. E dopo molto tempo, poi alla fine ha dovuto ammettere, dice sì, l'ordine è partito da me, ma con grande ritardo l'ha detto, quindi la cosa fa ancora più sospettare, no? Quindi uno strano presidente, perché non ama le guerre, no? Tant'è vero, poi si è imboscato anche nel Vietnam, no? Doveva andare anche lui in Vietnam, e poi si imboscò, no? Quindi è dal Vietnam e non ama le guerre, non ne ha iniziate nemmeno una, anzi, ha cercato di fare la pace con la Corea e, diciamo, a metà ci è riuscito, no? Poi ha cercato di mettere d'accordo israeliani e palestinesi, secondo me nel modo errato, cioè nel senso dando tutta la ragione a uno e tutto il torto a un altro. Ma insomma, diciamo, anche lì, bene o male, si è dato da fare, no? Invece il suo predecessore non ha ottenuto risultati zero dal punto di vista della pace in Medio Oriente, no? Risultati zero. E poi anche, come dire, anche con la NATO non è che si è impegnato più di tanto, no? Ha solo detto ai paesi, dice, noi ci tocca mettere un monte di soldi, invece la Germania non li mette, la Germania non li mette, fanno furbi questi, capito? Fanno furbi, sì, capito? Come se fanno furbi? Però non l'aveva detto nessuno, dice, beh, ma tutti, quante, ce ne stai i presidenti americani da quando si andava alle elementari noi fino a oggi? Ce ne stava un monte, no? Poi, e questo ha detto cose tutte strane, perché non eravamo abituati a questa cosa, cioè uno se la piglia con la Germania, bisogna risalire ai tempi di Roosevelt, uno se la piglia, cioè Roosevelt che fece la guerra alla Germania e poi la vinse, no? La Germania di Hitler, ovviamente, ecco, ora c'è una nipotina, Hitler ha messo una nipotina, ha messo. Gli manca solo baffi a quella, poi siamo a posto, Va bene, allora vedi, è un'atmosfera un po' cupa oggi, vedi, noi si è fatta apposta. Tramonto. No, il tramonto dell'era Trump, cioè,
Il presidente meno, come dire, meno incline alle guerre degli ultimi 50 anni, direi, perché, capito? Bisogna. 60, sì. Ma forse anche meno di Kennedy, ti dirò. Un altro non aveva tanta voglia di fare guerre ed era Kennedy, no? E tanto è vero, aveva già deciso di ritirare tutti dai Vietnam, si era accorto che il Vietnam diventava un vespaio, va bene? Quindi, guarda, cominciamo a ritirare, cioè lo dice anche il famoso regista Oliver Stone, no? Lo dice, lo fa capire benissimo nel film. Dio non sia stato uno dei moventi dell'omicidio Kennedy. Ecco, ora, ma ecco, ma diciamo, ma Biden, il nuovo Biden della Casa Bianca, quali sono i suoi pensieri riguardo alle guerre, gli interventi militari, no? Allora, sai, guarda, per capire quello ne pensa Biden delle guerre, no? Intanto si potrebbe appunto fare riferimento ai suoi 8 anni insieme a Barack e Obama, no? Mi sembra che di guerre ne abbiano avviate un bel po', va bene? Ma diciamo che quello riguarda Obama, ecco, ha fatto tutto Obama, insomma, vabbè, ha deciso Obama. C'è praticamente questo articolo. 1 primo luglio 2020, c'è un gruppo di repubblicani vicini a George W. Bush, te lo ricordi? Quello che ha invaso l'Iraq, no? Che sostiene Joe Biden. Ah, fantastico, un altro pacifista, capito? Cioè il guerrafondaio è Trump, il pacifista è George W. Bush, no? Dice vuole mobilitare i repubblicani delusi dall'operato di Donald Trump, e ti credo. Al partito ora è un culto della personalità. No, invece quando c'era lui faceva tirare, lui raccontava le storie sulle caprette, ti ricordi lì quando in Florida fu beccato alla televisione mentre le torri venivano attaccate insomma, Sì. da Bin Laden, da non confondersi con Biden, no, cioè, ci sono delle strane assonanze poi, cioè Obama dice diventava Osama, no? Cioè, come mai tutte queste asi? Ma vabbè, insomma, non è che sono tutti alla stessa parte poi questi, eh? Vabbè, insomma, comunque alla fine, insomma, ecco. Questo gruppo di repubblicani delusi forse dal fatto che Trump non aveva tanta voglia di mostrare muscoli, no? Delusi, allora dice, vabbè, dice facciamo così, dai, appoggiamo Joe Biden. Ma perché appoggiare Joe Biden? Perché? Perché? Perché poi, oltretutto, dopo finito le elezioni, il W. Bush lì, George W. ha fatto le complimenti, le congratulazioni a Joe Biden, no? Dice anche se io sono repubblicano e lui è democratico, no? E però dice, bisogna riconoscere, via, ha vinto lui, quindi buon lavoro, arrivederci e grazie, va bene? Certo, se poi gli stava su coglioni così Trump, gliele fa sì le congratulazioni, no? Ma c'è un'altra cosa, io ho ritrovato un'altra cosina in rete. Cioè che quando ci fu l'attacco all'Iraq, no? Quando George W. decise l'attacco all'Iraq, no? Praticamente il nostro Biden era senatore, no? Era già, dice, ma infatti Trump ha detto, scusa, ma te più di 40 anni fai politica, dice, ma voglio dire, vuoi continuare ancora? No? Non ti reggi più in piedi, vabbè. E non solo non si regge in piedi, può fare anche il presidente degli USA, no? Comunque, quando era senatore, appunto, arrivò il giorno in cui il Senato dovette votare però a favore dell'azione militare di George Bush contro l'Iraq, no? Cioè l'invasione dell'Iraq, e ti ricordi c'erano le famose armi di distruzione di massa, no? Ti ricordi? Poi vennero fuori anche le torture, no? Tutta cosa, e poi, voglio dire, questo strano presidente Trump non ha fatto. Non ha fatto invasione, non ha fatto torture, nulla. Già, ma come? O che presidente è stato? Allora, prova a dire come votò Biden quando era senatore. Votò, secondo te, contro la guerra in Iraq o a favore della guerra? Bravo, Favore. infatti, ma ecco perché, forse è questo il motivo per cui Bush si è ricordato.
dice mi ha appoggiato, è stato tanto bravo, capito? Tanto bravo e tanto democratico da appoggiare una guerra, ovviamente messa in piedi sotto falso motivo, cioè non ce n'era motivo perché quel non c'aveva più nulla di armi di distruzione di massa, semmai l'avesse avute era molti anni prima, no? Capito che roba? Questo è quanto. Ora, vabbè, ci si ritrova uno, quindi si ritrova uno, diciamo, che con Bush va d'accordo. Quindi, secondo te, che farà? Farà guerre o le farà? Farà guerra, vedrai. E si ricomincia, anche perché poi, voglio dire, ora io non vorrei essere, come dire, cupo, già siamo a bagare, non siete più nulla, è proprio un'atmosfera cupa, anzi proprio più che un'atmosfera è tutto cupo, no? Ma io vorrei, io ho visto questo neo presunto sedicente presidente eletto, l'ho visto, come dire, salire sui palchi per andare a fare discorsi, diciamo fisicamente le è un po' in difficoltà, cioè si mo c'ha un passo, come dire, poco spedito. Se tu fai il confronto con Trump, no, Trump è altra cosa anomala, cioè un 74enne che dicono sia obeso, ma in tre giorni soli ha smaltito il Covid, cioè c'ha una salute, no, di ferro, d'acciaio. Allora, se per caso il Biden si sente male, cioè se il bidet si guasta, chi lo fa l'idraulico? Chi lo fa? Chi lo fa l'idraulico? Chi viene a Esce. riparare? Chi lo fa? Chi tu chiameresti Barack. te? Baraccone! Ecco, vedi, c'ha un nuovo lavoro per Baraccone Obama, no? Dopo aver fatto il comandante in capo e soprattutto diciamo, colui che invia i droni a bombardare, no? Ti ricordi addirittura una volta mi pare fu beccato un corteo nuziale, ti ricordi? Ma se non erro io queste cose sono accadute, io non vorrei dirla grossa, ma spararla grossa. Insomma, farà lui l'idraulico, capito? Ripara lui il bidet e fa il badante, cioè tiene a bada tutta la Casa Bianca, tutte le forze armate, tutto, tiene a bada tutti lui, capito? Lui rientra sotto altra veste, no, sotto altra veste, ma sempre, come dire, premio Nobel per la pace, soprattutto eterna, perché quando tu spari un missile su un corteo nuziale, è lì. Li fa secchi tutti, capito? Ecco, la pace eterna, va bene. E poi aspetta, rientrerà anche a fare l'infermiera, visto che c'ha bisogno di Baraccone, c'era bisogno di un'infermiera. Si può chiamare la Hillary Clinton subito, no? Poi magari anche Bill lì, così almeno ricomincia, gli passa, so, arriva in patria, no? Poi ricominciano a venire le donzelle. Parecchio giovani, parecchio giovani, ecco, le donzelle giovani, quelle bisogna chiamarle, perché se no lo spirito di Epstein va a infestare la casa bianca. Epstein, quello che, insomma, il famoso miliardario, democratico anche lui, sai, era democratico anche lui. Pensa, cioè questi democratici ragazzi si danno da fare, come? Vabbè. E meno male sono democratici, meno male. Va bene, io non lo so, se non hai altro da aggiungere, se non hai altro da aggiungere, no, capito? Te non hai bisogno di badanti, vero? No, ecco, meno male, va bene, nemmeno io, e speriamo per almeno 40 anni di non averne bisogno, cioè come la carriera di Biden, del bidet, del nuovo di zecca, un bidet nuovo di zecca per la Casa Bianca, eh? Non poteva mancare. Vai, allora. Che soffre di demenza senile. Ecco, bravo, dice, bravo, me l'avevo dimenticato. Sembra che soffra di demenza, anzi, c'è chi lo dà per scontato, lo dà per sicuro, certo, evidente, va bene? La cosa ti sconcerta che una soffra di demenza No, senile. Ma appunto, gli ci vuole il badante apposta, no? l'aiuto. Scusa, quando un bidet funziona ci vuole l'idraulico, e quando un omino funziona più tanto bene ci vuole il badante. Vedi, torna tutto perfetto. Torna, torna.
Madonna, come siamo messi, altri 4 anni, eh? Sarà tutto da... Ma però, ecco, l'unica cosa positiva potrebbe darci molto, molto alto materiale, come ce lo dà il famoso maghetto di Orzi, nuovi. Nuovi. In politica il Biden ci potrebbe dare molto, molto materiale, tanti spunti, per tanti video. Allora... Abbiamo finito, vi salutiamo da questa cupo ambiente, che infatti venerdì 13, no, il buio, l'orrore, proprio, c'è tutto un programma. E arrivederci al prossimo video, che sarà sempre più impertinente, sempre più irriverente e sempre più... Ciao ciao, e magari con un po' di luce in più. Ciao ciao. By the way, this is my little sister Valerie, and I'm Jill's husband. Oh no, this is the... Oh, you switched on me. This is my wife, this is my sister. They switched on me.